Buongiorno amici homebrewers e benvenuti o bentornati sul canale di Birra Mia. Dopo aver parlato di quali bottiglie utilizzare per la nostra birra artigianale, voglio darvi qualche piccolo consiglio per personalizzare le vostre bottiglie. Infatti bastano semplicemente dei piccoli accorgimenti e anche una piccola spesa per rendere le proprie bottiglie più eleganti, soprattutto se uno le deve regalare a qualcuno. Iniziamo quindi dall'aspetto principale da considerare. Nello scorso video abbiamo parlato di quale vetro utilizzare per le bottiglie, ma in realtà esistono anche diversi tipi di bottiglie con diverse forme. Soltanto sullo shop di Birra Mia abbiamo a disposizione ben 3 stili di bottiglie differenti. Una dalla linea classica, una un po' più bombata, perfetta per tutti quegli stili strong in stile belga, e una per i tappi meccanici. Per quest'ultimo modello voglio ricordarvi che le guarnizioni dei tappi meccanici andrebbero generalmente cambiate ad ogni utilizzo, in fondo costano veramente poco ed è preferibile spendere questa piccola cifra piuttosto che rovinare la vostra produzione. Queste bottiglie sono molto belle perché hanno anche il tappo di porcellana che, oltre a renderle molto più eleganti, le rende anche migliori perché molte volte si trovano con tappi di plastica. Oltretutto queste bottiglie sono dotate anche di un colletto, perciò sono adatte anche per essere tappate con tappi a corona da 29. Ora che abbiamo scelto la nostra bottiglia, cosa possiamo fare per personalizzarla e renderla ancora più bella? Possiamo applicare delle etichette adesive che, oltre a rendere la bottiglia esteticamente più bella, sono anche utili perché vi permetteranno di scrivere tutte le informazioni a proposito della birra che è stata imbottigliata. Ultimamente abbiamo aggiunto proprio al nostro shop 3 modelli diversi di etichette tra cui potrete scegliere: una più elegante, una doodle e una un pochino più vintage. Avete a disposizione in queste etichette uno spazio centrale dove poter scrivere il nome della vostra birra. Invece in questo spazio laterale potrete inserire dati come il vostro nome, la data di produzione, gli IBU, gli ABC, la percentuale di alcol, che stile avete prodotto e anche qualche nota personale. Già così è tutta un'altra storia, non è vero? Però possiamo andare ancora oltre e rendere la bottiglia ancora più elegante. Come? Utilizzando le capsule termoretraibili. Ne esistono di diversi colori e, come per le etichette, possono essere utilizzati per personalizzare la singola produzione, quindi distinguere magari la produzione di una Pilsner da una birra belga. Quindi se siete persone che fanno tante cotte, diventa importante cercare di caratterizzare le singole bottiglie per distinguerle tra di loro. E soprattutto, se volete fare un regalo nelle occasioni particolari, ricordatevi che anche l'occhio vuole la sua parte. Voi come personalizzate le vostre bottiglie? E soprattutto, date dei nomi alle vostre produzioni originali? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E già che siete scesi fin laggiù, mi raccomando, mettete un bel pollicione all'insù e condividete il video con tutti i vostri amici homebrewers. Anche per oggi il video termina qui e, come sempre, buona birra a tutti!